Amici del Tempio, benvenuto nel mio canale. Oggi in questo video vi voglio portare nella moda del karate. Diciamo, maestro, sei impazzito? No! La moda dei kata, cioè la tendenza, moda magari non è l'aggettivo giusto, la tendenza che si ha, che si è avuto, che si ha, che si avrà dei kata in gara. Sì, l'agonismo dei kata, la tendenza, gli stili che sono andati, vanno e andranno per la maggiore, per le grandi competizioni. Vai! Allora ragazzi, in questo video voglio raccontarvi le mie esperienze. Io sono un reduce delle gare agonistiche di kata, fate conto degli anni 90, ho finito di fare agonismo a metà degli anni 90 e non ho avuto una grandissima carriera agonistica, ma il mio l'ho fatto, sia di kata che di kumite. Nei miei anni, tra metà anni 80 e metà anni 90, la tendenza di kata nelle gare Shotokan era sempre quella di portare, io parlo da cinture nere in su, era sempre quella di portare dei kata sempre più alti, alti nel senso di dan, cioè non bastava più Basseidai, Tekishodan, Gion, MP, ma si cercava sempre di portare kata un po' più alti. Il cavallo di battaglia di tutti era il grandissimo Unsu, a quel tempo eravamo più giovani, si poteva fare, si faceva, ci impegnavamo nel farlo. Goju Shosho, Goju Shodai, e si cercava sempre di trovare kata un pochino sempre più alti di livello, e anche perché chiaramente il trend della giuria di quel tempo era quello, cioè se portavi kata un po' più bassi si sorgeva un po' il naso, e se volevi vincere qualcosa, portare a casa la mitica medaglia, c'era da cervellarsi, lavorare sodo e portare sempre kata un pochino più alti. Questa era la tendenza un po' degli anni 80-90. Oggigiorno la tendenza è cambiata, vai! Vista l'età non vado più in prima linea, anche se potrei fare qualche gara master, perché ogni tanto magari quando porto ragazzi in gara mi viene un po' voglia di buttarmi dentro, ma vabbè, lasciamo stare, largo ai giovani. Porto i ragazzi in gara e ho notato un enorme cambiamento, cioè chiaramente lo Shotokan è andato un po' in rimessa, chiaramente non per qualità e bellezza dei kata, perché i kata Shotokan per me sono meravigliosi, ma chiaramente la tendenza poi con gli anni è cambiata. Anni 2000 si cerca di fare qualche stile diverso, quindi va alla ribalta il Chitoryu, Gojo Ryu, cioè kata, dove chiaramente sono un pochino più elaborati, tra virgolette, consentitemi ragazzi, un pochino più eleganti, perché come sapete nello Shotokan quasi ogni tecnica ha un passo, quindi un passo una tecnica, un passo una tecnica, anche se si fa veloce, anche se si fa in maniera performante, è un po' stancante, un po' ridondante. Invece gli altri stili magari in un passo fanno più movimenti, sono più eleganti, tecniche un pochino diverse, un pochino più colorite, e chiaramente negli anni 2000 sono andati alla ribalta, quindi stili come vi ho detto prima, Chitoryu, qualcosa anche del Gojo, sono andati un po' alla ribalta, e tanti italiani che si sono buttati, per esempio che sono partiti con lo Shotokan per le competizioni nazionali, internazionali, anche il torneo della parrocchia, hanno cambiato stile e si sono buttati in questo indirizzo. Come è andata a finire? Vai! Allora ragazzi, attualmente per l'esperienza che ho io a livello nazionale, la tendenza è cambiata di nuovo. Allora stiamo tornando verso addirittura dove ci sono competizioni aperte a stili completamente aperti, quindi non solo di Shotokan, ma qualsiasi stile. Enti di promozione sportiva importanti accettano stili qualsiasi, chiaramente si va a cercare stili di Okinawa che fino a qualche anno fa erano veramente sconosciuti. Un classico esempio, Ryuki Una, che arriva al primo posto, medaglia d'oro alle Olimpiadi, portando uno stile, tra l'altro vi lascio il link in descrizione del mitico Ryuki Una, porta uno stile che addirittura negli anni è sempre stato snobbato dagli stessi okinawesi nei tornei di Okinawa. Il grande Sakumoto, testardo, il grande sensei, insiste nel suo Ryu e Ryu, lo porta fino ad arrivare ai grandi successi, e poi vi lascio il link in descrizione come vi ho detto, e il grande Ryuki Una corona il
discorso vincendo niente un po' di meno che le Olimpiadi di Qatar. Tra l'altro mi sembra al quarto posto un grandissimo Busato che forte veramente con un grande cuore porta Goju Shodai, un grande sacrificio, veramente un gran kata, sbaffa un po', si merita il quarto posto. Ditemi niente alle Olimpiadi, però per dirvi che ormai la tendenza è quella di portare veramente stili un po' diversi, un po' sconosciuti, specialmente in Okinawa. Cosa sta succedendo? Che allora tutti, siccome Ryoki 1 ha vinto con Ryu e Ryu, tutti fanno kata Ryu e Ryu. E sapete che sì, se lo fa Ryoki 1 ha un perché visto dagli altri, fatemelo dire, anche se si impegnano, ma se uno li ferma un attimo e dice scusa ma questa tecnica cos'è? Ma boh, non so, me l'hanno insegnata di far così, quindi se non c'ha un grande senso, si vede che non c'è della sostanza, perché non fanno, anche se si impegnano, parte di quello stile, si vede proprio che è attaccato a un discorso per fare la garetta e vincere la medaglia. Arriviamo alle conclusioni. Sempre più su, cambio di stili, andiamo a cercare anche quelli di Okinawa, ma in un'esperienza che ho fatto non poco lontano dalla mia città, anzi vi dico anche dove, alla Spezia, una grandissima gara di un ente di promozione sportiva molto interessante, ho notato una tendenza invece regressiva, cioè come è regressiva, che è successo? No, niente, cinture nere che in gara portano chiaramente kata superiori, che secondo me ha una logica, cioè se uno va in gara con la cintura nera almeno da bassa e da in su, parlando di Shotokan, bisognerebbe portare. Invece ho trovato una cosa strana, cioè ragazzi molto preparati, bravi, nulla da che dire, però magari vanno in gara e portano un Yang Yodan, boh, ma non so. E però nonostante ciò, chiaramente fatto bene, chiaramente se sei una cintura nera sicuramente almeno 10 anni che ci lavori sopra, sicuramente un Yang Yodan lo sai fare. E la giuria, nonostante diciamo che il kata è per cinture colorate, lo ha valutato molto. E quindi forse c'è una tendenza di giuria, poi ragazzi scrivetemi i commenti, fatemi sapere com'è il discorso, perché veramente sono un po' confuso. C'è una tendenza di giuria nel valutare kata più bassi, al contrario di una 20-30 anni fa, dove i kata più bassi veramente se lo portavi in gara cintura nera negli Yang Yodan si mettevano anche a ridere, dovevi portare sicuramente kata molto più superiori a cintura nera. E quindi vedendo oggi queste cose qua negli Yang Yodan, Yang Godan magari valutato come un empi, bah, mi lascia un po' così. Fatemi sapere ragazzi. E niente, la tendenza dei kata, allora altissimi, cambio stile, Okinawa chi più ne ha più ne metta, addirittura ragazzi ci sono federazioni importanti in Italia che fanno il freestyle, cioè ti inventi un kata, lo porti, non parliamo di kata con la musica, lasciatelo dire, non mi piacciono, ognuno ha le sue idee. E poi questo ritorno un po' all'abbassare diciamo il livello tecnico, che però personalmente non mi piace tanto. Fatemi sapere ragazzi, fatemi sapere, iscrivetevi al mio canale se non vi siete ancora iscritti, malissimo, guardate il video che vi ho sottolineato e fatemi sapere, ma oggi kata come vanno fatte? Cintura nera, si va in gara, che si porta? Vai, ciao!